Sottosegretario, intanto questo incontro com'è andato? Molto bene, il Ministro del Commercio in realtà lo conosco da un po' perché era il mio referente per IRENA quando ci siamo occupati appunto dell'Agenzia delle Energie Rinnovabili, che è un'altra bella collaborazione che abbiamo in questo Paese in realtà, perché l'attuale direttore è un italiano, Francesco La Camera, e noi investiamo molto nelle energie rinnovabili, quindi c'è una lunga tradizione con la mia controparte. Oggi abbiamo parlato ovviamente di commercio, di rapporti bilaterali. Abbiamo rimarcato la stretta collaborazione che c'è e la necessità di investire ancora di più su questo rapporto, in particolare però con un messaggio un po' innovativo, forse figlio anche delle novità in termini di generazione, diciamo, al governo dei paesi, dei due paesi, ovvero settorializzare di più la collaborazione sugli ambiti che ci interessano in modo comune. Quindi scienze della vita, in questo momento la pandemia ci ha insegnato quanto sia importante questo ambito, per loro è fondamentale l'agricoltura di precisione e l'agricoltura innovativa in generale, perché hanno un problema chiaramente in termini di capacità locale, e sicuramente tutto ciò che riguarda la digitalizzazione dell'industria e per loro anche la diversificazione dell'industria. Loro hanno la grande ambizione, che hanno ripetuto più volte, di voler creare una industria manufatturiera locale, che non hanno, e hanno la giusta mentalità per farlo, ovvero quella di unirsi a dei partner che invece, nel caso dell'Italia, sono la seconda manifattura d'Europa. Quindi si può fare tanto perché c'è una complementarietà in questo senso. Abbiamo, diciamo, dettagliato un po' meglio come raggiungere questi obiettivi. Probabilmente organizzeremo anche degli eventi utilizzando anche la piattaforma di Expo per lanciare le collaborazioni nuove, quindi il messaggio migliore che posso dare probabilmente è che si è creato veramente una nuova atmosfera molto positiva dai due paesi. Ci sono lei ha parlato insomma di una serie di settori appunto sull'innovazione, ci sono degli accordi concreti sui quali si sta lavorando in caso se ci può... Io ho presentato, ad esempio, per andare proprio sul concreto, ho presentato alcune innovazioni che abbiamo fatto con il Ministero degli Affari Esteri in Farnesina, ad esempio sulla piattaforma di business matching che abbiamo creato con Cassa Depositi e Prestiti. Loro hanno espresso la loro volontà di farne parte, noi per ora abbiamo una fase pilota con Giappone, India e Cina, che finisce a gennaio, e dopodiché abbiamo definito di far entrare nel progetto anche gli Emirati. Abbiamo in concomitanza anche con la mia visita di stamattina alla Future Foundation definito la possibilità di avere degli investimenti con fondi di reciprocità su delle start-up che rispondano a dei problemi comuni o chiaramente anche di una delle due parti. Insomma, progetti molto in realtà concreti anche. Perché questo è un paese chiaramente molto agile, quindi è anche possibile andare a ragionare su qualcosa di nel breve termine con un alto contenuto di possibilità.